Quindi voglio dire, la possibilità, quindi se era possibile addirittura interpretare come autotutela quello che l'ufficio aveva fatto chiamando le declaratorie di inefficacia, sarà ben possibile che la persona, se vuole, in un momento particolare di incertezza, utilizzi uno strumento più rigoroso come quello della tutela, cioè mi vendo, perché capite, da un certo punto di vista mi rendo conto che è quasi una questione criminalistica alla fine. La differenza tra dire declaratoria di inefficacia o autotutela qual è? Quello che dicevamo prima, che l'autotutela ha degli obblighi motivazionali più rigorosi, cioè quindi è chiaro che se tu un interesse un po' più significativo a inibire, se è passato un lungo lasso di tempo, l'autotutela non la puoi fare. Quindi è chiaro che ci sono dei limiti maggiori nell'autotutela, ma in sostanza l'amministrazione, motivando in maniera più rigorosa, può ottenere quel risultato che otterrebbe anche con l'inefficacia. So se sono riuscito a dire, allo Stato, allo Stato le norme sono tutte vigenti, l'amministrazione ha gli strumenti che vuole, se ritiene doversi adeguare al modello che la mette più al riparo, e cioè utilizzare l'autotutela, probabilmente la riterrei una scelta intelligente. Soltanto una sottolineatura che forse può completare il ragionamento, che mi sembra assolutamente lineare da parte del dottor Gianni, che come al solito è veramente esemplare nelle sue esposizioni. Vorrei chiarire questo, che ricordare questo, che la parte che la SCIA, proprio per la sua immediata efficacia, è una segnalazione di inizio attività, neanche con decorrenza di con anticipazione di un termine come era la DIA, quindi con la SCIA si presenta una comunicazione di inizio lavori sostanzialmente. Quindi bisogna mettersi tutti in testa che l'ufficio comunale, quando lavora sulle SCIA, non lavora come ufficio istruttoria preliminare ad una qualche forma di autorizzazione per silenzio o esplicita, ma ragiona già come ufficio repressione infrazioni. È già in una fase di ufficio infrazioni, perché l'attività è iniziata, quindi siamo già esposti, questo bisogna averlo ben chiaro. Quindi questo lavorare ex post come ufficio repressione infrazioni si esplica attraverso questo potere che inizialmente è integro e intatto, e quindi si esplica senza un obbligo di particolare motivazione. C'è un contrasto, c'è qualche cosa che manca, i disegni sono incompleti, ci sono tutta una serie di elementi che consentono di dire fermati, anzi se hai fatto qualcosa che è possibile, rimetti a posto, senza un rilevante motivazione. Decorsi 30 giorni, questo potere repressivo si comprime, comincia a comprimersi, più passa il tempo più si comprime. Però attenzione, la SCIA produce efficacia legittimante soltanto per le parti effettivamente in conformità, eseguite in conformità al sistema di norme. Questo è importante, cioè non è un atto abilitativo per silenzio dopo i 30 giorni, perché questo è psicologicamente, magari il professionista tende un po' a pensarla così: santo cielo, io ho presentato tutto, ho anche parlato con i tecnici del comune, tutto bene, nessuno mi ha detto che c'era qualcosa che non andava, sono passati 30 giorni, sono a posto, quello che ho presentato vuol dire è conforme, mi si dice implicitamente che è conforme, non ha mica detto, è conforme solo se lo è davvero. Cosa voglio dire? Potrebbe in ipotesi trascorrere così tanto tempo che quell'intervento non è più reprimibile dall'amministrazione, secondo il principio che ci distrava tutto. Già, cioè, passato un anno, due anni, tre anni, quell'attività iniziata non è più reprimibile perché si è consolidato il diritto e l'affidamento del privato a poter considerare quell'attività, come dire, ormai solidamente inscalfibile da potere sanzionatorio. Bene, questo sì. Ma non è detto che quell'intervento così conformemente eseguito a quella SCIA sia conforme allo strumento urbanistico, perché magari ho fatto un errore di valutazione. Allora, la parte eseguita in difformità non è legittimata da quella SCIA. E questo crea un problema non piccolo, ora questo, mi rendo conto che questo convegno rischia di essere ansiogeno, però siamo partiti con le demolizioni, però voglio dire, non è detto che si possa prendere l'ultima SCIA
non contestata dal Comune o non contestabile dal Comune come legittimità dello stato di fatto per successivi interventi. Non è un problema da poco, non è un problema da poco, quindi bisogna sempre, la scia è una liberalizzazione, una liberalizzazione perché di fatto tutta una serie di interventi non sono più nel potere dell'amministrazione di rilasciare un titolo abilitativo, perché siamo in una fase storica in cui, come diceva il dottor Gianni, la Bolkestein ci dice, le autorizzazioni sono solo un'eccezione, si deve operare sempre di più per conformità a un sistema di norme. Io mi sto perdendo e non so voi. Per cui aiuto. Attenzione all'effetto della scia, cos'è veramente la scia, cioè non è un silenzio assenso, mettiamoci in testa questo, perché quello che si riduce nel tempo è solo il potere sanzionatorio dell'amministrazione, ma non che col tempo una attività iniziata in buona fede, pur non conforme per alcuni profili, abbia legittimato in quella parte intervento iniziato. Lo volevo dire perché a volte questo qui sfugge questo aspetto, però non è secondario. Io mi sono un attimino perso su questa cosa perché avevo capito, scusa, Massimo, ora sono tornato per Massimo, indietro. Scusa, solo un'altra cosa. Nell'applicare il 146 che citava di Giorgiani, le amministrazioni si devono ricordare che si applica l'articolo 200, cioè la repressione di un intervento iniziato con una scia parzialmente difforme non si reprime integralmente, ma si reprime attraverso una contemperazione dell'interesse pubblico al ripristino della conformità con il consolidarsi di un'attività privata, appunto, che è iniziata in buona fede e non è stata fermata nei 30 giorni. Quindi c'è un articolo 200 che in buona misura, nella sostanza se non nella forma, riequilibra un po' questa assenza di riferimenti alla tutela nel 146, e quindi questo qui lo volevo segnalare, così come la falsità o mendace delle dichiarazioni non è da intendersi come dire, non ha interpretato il regolamento urbanistico come lo vedo io, ma è, mi hai detto che eri in zona, mi hai detto falsamente, mendaciamente, ad alta, diciamo in maniera evidente che eri in una zona diversa da quella a cui evidentemente sei, oppure che non, mi hai detto che non eri in fascia di rispetto cimiteriale, invece ci sei, mi hai detto che non eri in fascia di identificabile di Anamu, invece è evidente che ci sei, cioè quando ci sono cose clamorose allora si può invocare la falsità e mendace, non certo quando abbiamo divergenze interpretative su sottigliezze normative del documento urbanistico, dovrei rassicurare su questo concretamente. Forse può essere il geometra box che ha utilizzato per questo. No, perché forse può essere interessante il fatto che ha portato all'ordinanza di Stato. Per capire, no? Ora parte il fatto che forse mi dai vicino a questa. Ma insomma, il fatto è questo. Richiede una scia con la quale si chiede di fare un intervento di incremento volumetrico ai sensi della legge del piano casa. Nella dichiarazione sostitutiva il segnalante scrive: l'immobile precedente deriva da condono, che è fattispecie escludente l'accesso alla legge piano casa. Lui l'ha detto, non ha fatto nessuna falsità nell'attestazione. Il tecnico fa una relazione, mi perdonate, io non l'ho letta, quindi so solo i fatti come sono riferiti nell'ordinanza, ma nella relazione spiega come invece secondo lui fosse ugualmente possibile. Quindi noi abbiamo che non c'è nessuna falsità o mendacia nella dichiarazione di fatto, perché il comune bastava che lo guardasse quel foglio e avrebbe visto che c'era un impedimento a fare quell'attività. Il problema è, c'è una mendacia nella relazione tecnica, nella quale sulla base di un ragionamento, diciamo la verità, io non l'ho letto, ma probabilmente un ragionamento proprio meraviglioso non era, perché se c'è un livello, però lui costruiva come invece secondo lui era meraviglioso, forse come secondo lui invece fosse ugualmente possibile. Il comune dice: siccome nella relazione tecnica hai detto che era possibile e invece non era possibile, io posso intervenire senza tempo. E te dice: attenzione, perché se lui ha detto qualcosa di sbagliato, in questo caso lo ha detto solo a livello di asseverazione, cioè di relazione tecnica, ma i fatti non te li ha nascosti. Se lui non avesse quindi
solo per dare il quadro se ci può servire, se lui non avesse dichiarato che l'immobile derivava da condono, il comune, scoprendolo, avrebbe potuto anche dopo 10 anni dire: tu questa cosa la butti giù perché hai fatto una falsa dichiarazione negli elementi di fatto. Il problema è se questo fatto che il comune pretende di fare, cioè questa inibitoria a lunga distanza di tempo, lo possa fare di fronte a una persona che i fatti li ha detti nella loro verità storica, e quindi non c'è mentire, senza la legge statale non scatta il potere senza tempo, perché non c'è una falsità nella dichiarazione fattuale, ma per avere il tecnico nella relazione tecnica ha dato una interpretazione che l'amministrazione ha ritenuto non fattibile. Ecco, questo è il presupposto di fatto, e tale attitudine di poter distinguere come se avesse detto. Se non avesse detto la verità sui fatti, sì, siccome la verità sui fatti l'ha detta e se ha solo fatto un'interpretazione, tu lo dovevi bloccare prima, non lo puoi bloccare dopo. Questo non so se ci aiuta, però diciamo è carino perché diciamo consente di capire la distinzione tra falsità del fatto e falsità e erroneità dell'interpretazione. Allora, ora tocca l'intervento di Lorenzo Paoli, l'avvocato Giannoni, se cede.